Buonasera Londra. Che cos'è un piumino? Una trapunta? Una coperta? C'è una bellissima scena di Fight Club in cui Tyler chiede appunto cos'è un piumino. È essenziale saperlo per la nostra sopravvivenza? Nell'ottica ancora di cacciatore e raccoglitore? Perché noi sappiamo cos'è un piumino? Perché siamo innanzitutto dei consumatori. Questo che cosa c'entra? C'entra che se ancora siete alla ricerca del post-workout, del timing esatto con cui assumere i macronutrienti, del nuovo super integratore, allora dovete liberare la vostra testa dal marketing e dalla pubblicità. Sveglia, non esiste nessun prodotto che vi porterà il cazzo a 30 cm. È l'allenamento quello che conta. Per anni ci hanno bombardato con studi sulle riviste che bisognava assumere i giusti macronutrienti, quelli più velocemente assimilabili dal più alto valore biologico. Queste sono delle sottigliezze. Vedremo che a volte sono importanti, ma ribadisco questo concetto perché è veramente importante: sapersi allenare è quello che porta il 99% dei risultati. Tutto il resto è un contorno, ma l'essenziale è l'allenamento. Facciamo una doverosa premessa. Quando un tempo impiega la strabiliante magia che trasforma il cibo in merda. Perché dico questa cosa? Perché tutti gli alimenti hanno un tempo di digestione e di assimilazione, che nella gran maggior parte dei casi riguarda ore. Quindi se noi abbiamo mangiato 3, 4, 5, 6 ore prima, se abbiamo assunto degli integratori nel pre-workout o anche durante l'allenamento, non ci dobbiamo preoccupare che nell'intestino tenue non ci siano aminoacidi che entrino nel circolo portale. Nella gran maggior parte dei casi il post-workout avviene nel pre. Quindi basta studiare un attimo la fisiologia della digestione degli alimenti per comprendere che continuamente nel nostro organismo vengono messi macronutrienti, perché i tempi della digestione e dell'assimilazione sono molto lunghi. Andiamo ora a vedere caso per caso come modificare il post-workout a seconda delle proprie esigenze. Una delle situazioni in cui il post-workout può essere utile riguarda chi si allena a digiuno, o perché si alza al mattino e prima di fare colazione e di andare al lavoro si allena, oppure perché fa dei regimi tipo l'intermittent fasting e si allena alla fine del periodo di digiuno. In questo caso nell'intestino sono rimasti poco macronutrienti. Aspettare ad assumerne altri vuol dire lasciare le riserve energetiche del proprio corpo ancora molto basse, la MPK alto, quindi una situazione energetica non ottimale. Ripristinare le scorte in questo caso è utile. Quindi una delle poche situazioni in cui veramente consiglio di assumere qualcosa finito l'allenamento è se avete fatto almeno 8 ore di digiuno prima di allenarvi. Il secondo caso in cui il post-workout risulta producente è per chi fa sport di resistenza e si allena per più di 2 ore, oppure per chi fa 2 allenamenti al giorno. C'è una bella differenza, che adesso non entreremo nello specifico, tra un allenamento di forza e potenza e uno di resistenza. Chi fa ciclismo corsa ha molto più bisogno, come chi deve sostenere più workout durante il giorno e quindi ha bisogno di risintetizzare più velocemente le scorte di glicogeno. C'è quella che viene chiamata la finestra anabolica, per cui nelle 2 ore successive all'allenamento si risintetizza, se assumiamo degli zuccheri, più velocemente il glicogeno, ma va ricordato che non è che passate queste 2 ore basta, la velocità crolla, in realtà decresce in modo lineare. Quindi se non assumiamo tutti gli zuccheri nelle 2 ore successive non succede niente. Se mangiamo anche dopo 3 ore non è che il glicogeno non viene più risintetizzato assolutamente, ma se vogliamo allenarci 2 volte al giorno o se abbiamo fatto dell'attività fisica per più di 2 ore, il post-workout in questo caso può essere veramente utile. Per chi invece vuole dimagrire o è nei periodi di definizione, assumere subito dei macronutrienti finito l'allenamento non è forse la scelta ottimale. Abbiamo visto che con l'allenamento di forza e potenza le catecolamine sono molto alte, anche il glucagone, il cortisolo, il GH,
Quindi non è che abbiamo tutta quella situazione di sensibilità insulinica ottimale. E in molti casi possiamo avere una resistenza insulinica, quindi lo stato metabolico è esattamente opposto. Lasciare che i livelli ormonali calino, quindi aspettare 30-40 minuti, anche un'ora prima di assumere dei macronutrienti, può essere la scelta ottimale. Quindi se volete dimagrire, non c'è tutta questa necessità di scaraventarsi a prendere qualcosa, conviene aspettare che il nostro assetto ormonale si stabilizzi, iniziare ad assumere prima le proteine, prima gli aminoacidi per migliorare la sensibilità insulinica e poi gli zuccheri. Ribadiamo, se volete perdere peso, il post workout appena finite di allenarvi non è assolutamente necessario. Se invece volete mettere su muscolo, siete nel periodo di massa e ingrassare leggermente, non vi preoccupa. Allora, il classico post workout in cui abbiamo una prevalenza di 3-1, 4-1 carboidrati sulle proteine può essere utile. Perché si assumono più carboidrati che proteine? Perché la cellula, per poter attivare la sintesi proteica, deve avere un surplus energetico immediatamente disponibile. Le proteine non sono un buon carburante, anche se comunque aiutano per esempio ad attivare l'mTOR, ma innanzitutto abbiamo bisogno di benzina immediatamente disponibile, quindi di carboidrati, di zuccheri. Per questo in prevalenza è più utile, per chi vuole mettere massa, assumere carboidrati rispetto alle proteine, perché soltanto quando lo stato energetico della cellula è ristabilito e anzi ha un surplus, allora la sintesi proteica, la riparazione cellulare può avvenire nel pieno delle sue capacità. Per concludere, qual è il reale beneficio del post-workout? Quello della gratificazione. Con l'allenamento abbiamo sofferto, ci siamo stancati, finalmente quando finiamo possiamo iniziare a prenderci cura di noi stessi. Assumere un integratore, un alimento, ci fa stare meglio, abbassa il carico allopatico, abbassa lo stress e aumenta la gratificazione. Quindi se state seguendo una strategia alimentare che vi fa sentire meglio, continuate pure a farla. Se volete mangiare delle aringhe, bere della vodka, ma così vi sentite dei leoni, bene, continuate pure. Perché il messaggio da portarci a casa è che il nostro organismo è più intelligente della nostra dieta, delle nostre strategie alimentari. Possiamo fare quello che vogliamo, ma nel lungo lui ottimizza tutto. Quindi se ci siamo allenati bene, i risultati comunque verranno in ogni caso. Con la terza parte vedremo esattamente che prodotti assumere, quindi entreremo nel filo, una cosa che a me oggettivamente non entusiasma, ma se vogliamo spendere dei soldi per degli integratori, cerchiamo di almeno prendere quelli che sono ottimali, che hanno un rapporto qualità-prezzo più conveniente.